abbia indicato tale numero dove voleva essere rintracciato. La Polilab SRL è una nostra concorrente, può darsi che abbia cercato telefonicamente del D'Amico Vincenzo presso i locali della predetta società, per come risulta dalla trascrizione della conversazione telefonica intercorsa, come apprendo dalla signoria vostra, alle ore 18 del 12 dicembre 1983. Non conosco il notaio Scoma Lucia, con il cui studio non ho intrattenuto rapporti di alcun genere. Prendo atto del tenore della conversazione che sarebbe intercorsa tra me e il notaio Scoma Lucia alle ore 17:15 del 9 gennaio 1984. Escludo che sia io l'interlocutore del notaio. Peraltro, fra me e la Scoma non intercorre alcun rapporto di parentela o di affinità. Il nome Cereco Pietro non mi è nuovo, ma non riesco ad inquadrare la persona a cui si appartiene. Prendo atto di quanto risulta a pagina 81 del rapporto del 10 aprile 1984 dei carabinieri del nucleo operativo di Palermo e faccio presente che può darsi che mi sia recato presso il motel Agip di Palermo, ma non ricordo di avervi incontrato le due persone che, secondo quanto riferito dagli inquirenti, sarebbero proprietari sopraggiunti a bordo di una Fiat 127 di colore giallo. Può darsi che abbia ricevuto la telefonata della cui trascrizione ho ricevuto lettura e che è stata fatta alle ore 18:45 del 18/1/1984. Prendo atto altresì del tenore della conversazione telefonica intercorsa alle ore 17:20 del 20 gennaio 1984 fra me e altra persona che, se si è qualificata come mio cugino, può darsi che si identifichi in Gariffo Antonino, figlio di un fratello di mio padre. La signoria vostra mi fa rilevare che nel corso della telefonata ricevuta alle 18:45 del 18/1/1984 io faccio presente al mio interlocutore la necessità di cambiare l'olio alla macchina e la stessa necessità mi rappresenta lo stesso interlocutore nel corso della conversazione telefonica del 20 gennaio 1984. Non so dare alcuna spiegazione se non che può essere successo che mio cugino, che abita a Corleone, essendo venuto a Palermo, mi abbia chiesto il favore di accompagnarlo presso un meccanico o una stazione di servizio per cambio dell'olio del motore della sua autovettura. Escludo comunque che tale frase abbia un valore convenzionale. Prendo atto di quanto risulta alle pagine 87, 88, 89 dei rapporti dei carabinieri di Palermo del 10 aprile 1984 in relazione ad un appartamento che gli inquirenti in relazione ad un appartamento che gli inquirenti avrebbero appostato sorvegliando i miei movimenti del 25/1/1984 dalle ore 15:45 in poi. Non ho alcun ricordo di quanto avvenuto quel pomeriggio ed in particolare escludo che una persona mi abbia potuto consegnare un sacchetto di colore bianco e che io abbia preso posto su una Fiat 127 portando con me una valigetta di tipo 24 ore. Non conosco una persona chiamata la Ciura Carmelo. Il mio interlocutore della conversazione telefonica intrattenuto alle ore 16:46 del 9 marzo 1984 è il professore Curatolo, medico dell'ospedale Cervello di Palermo. Non so chi sia il Pietro a cui il Curatolo fa riferimento. Escludo nella maniera più assoluta di essermi mai interessato, assieme a mio zio Provenzano Salvatore, dell'acquisto di 15 tumuli di terreno in territorio di Castelvetrano per l'importo di 300 milioni. Se mal non ricordo, la Rocca Gaetano, da Catania, è un ex rappresentante della Medisud. Letto, confermato, sottoscritto. Perfetto.
per fortuna. Sì. Un altro interrogatorio, l'11 ottobre 1984, a seguito del mandato di cattura 323-84 del 29 settembre 84, risponde: mi protesto innocente dei reati contestati per non averli commessi e mi riporto alle dichiarazioni già da me precedentemente rese. Sconosco l'esistenza di un'organizzazione criminosa denominata Cosa Nostra. Non ho mai trafficato in droga. Maggio fu. Allora, questo che lei ha detto è il contenuto del suo interrogatorio, lo conferma? Sì. Confermo gli interrogatori resi in istruttoria. Data 5 maggio 1984 e 11 ottobre 1984. Domande? No, nessuna presente. Nessuna domanda? Avvocato difensore. Numero, scusi. 36. Se ritiene, eccellenza, di chiedere al prevenuto di chiarire il periodo di sua permanenza in Germania. Sì. Cioè, che cosa facesse in Germania? E il periodo di permanenza. Sì. Lei in Germania che cosa ha fatto e quanto si è fermato? Io sono partito dal 1973 e mi sono intrattenuto fino al 1982. E per tutto il tempo ho lavorato presso una ditta che è meglio specificato nelle carte. La ditta? È meglio specificato, nunca. Medisud? No, Medisud dopo, qua in Italia. In Germania ho lavorato presso una ditta di costruzione che facevano pavimenti. Sì, e come si chiamava non te lo ricordo? Munch, M-U-N-K. N-K? Sì. Dunque, mi sono partito dall'Italia per la Germania. Nel 73. Nel 1973. Poi già dall'estero. E mi sono colà trattenuto fino al 1982. Sì. Ho lavorato presso la ditta N. M. M. MK. M-U-N-K. Ah, M-U? M-U con due puntini sopra. Ah, M-V con la doppia, con la W. M-U con due puntini sopra. Ah, con la diere. Sì. N-K. Sì, no, si legge Munch. Munch. Sì, e vabbè, lo poteva dire che mai. E l'ho detto. Sì, dico, se diceva il nome, questa è la ditta Munch. Scritto Munch con la diere sopra la U. Preso la ditta amica che si occupa, esiste tuttora? Sì, penso di sì almeno. Pavimentazione. Di materiale per pavimentazione oppure di... Pavimentazione, nel senso di fare pavimentazione. Ah, sì, che si occupa di attività edilizia attinente alla pavimentazione. Pavimentazione di qualsiasi tipo? Sì, di qualsiasi tipo. Cioè anche a linoleum? Sì. Oppure sì. Legno? Insomma. Tutto per quello che riguarda pavimentazione. Sì, che si occupa dell'attività della pavimentazione per tutta la gamba. La gamba. Presidente, che cosa faceva allora? A sì. Completamento, che cosa faceva? Che qualifica aveva? Che attività aveva? Lei, insomma, praticamente la sua personale attività in seno a questa organizzazione. Qual era? Di che cosa si occupava lei particolarmente? Come pavimentista, però io, oltre a fare questo lavoro... Cioè, collocava i pavimenti? No, sì. Tanto per capire. No, facevo i pavimenti.
Cioè, il grezzo sopra la soletta, in parole povere, veniva rivestito per fare il pavimento con mattoni oppure con mochetti o con linoleum o con parquet, per come questo facevo io, quindi facevo cioè, pavimento. Creava la base per... Sì. Insomma, lavorava nella... Sì, sì. Cioè, nella posizione... questa base di cemento che... Perfetto. Operaio. C'è una qualifica di operaio praticamente, Presidente, no? Faceva un'attività di operaio. Operaio era lì, pavimentista, no? Sì, pavimentista. Dunque, io facevo il pavimentista. Nel senso che lavoravo per la costruzione della base di cemento su cui si impiantano i diversi tipi di pavimenti. In più, Presidente, vorrei aggiungere, se mi è permesso, sì. Dopo il lavoro quotidiano di 8 ore, vendevo assicurazioni. Faceva il rappresentante di assicurazioni? Sì. Si occupava di assicurazioni? Sì. Dunque, inoltre, sempre in Germania. Sì. Ma lei parla bene il tedesco? Ma insomma. Peraltro devo aggiungere che essendo padrone, essendo proprio padrone oppure mettiamo essendo capace di parlare tedesco, diciamo padrone della lingua tedesca, possiamo mettere padrone, siccome no, anche se poi mi intrattenevo quasi o solamente con gli italiani, essendo padrone della lingua italiana e della lingua tedesca, mi occupavo di assicurazioni nel tempo libero. Come rappresentante, Presidente, mi pare. Come rappresentante. O assicuratore, insomma, non c'è un laboratorio, assicuratore. E avevo tra i miei clienti quasi tutti italiani. In sostanza, quando è tornato in Italia, poi lei aveva un certo gruzzolo, perché pare che abbia comprato una casa in via Alcide De Gasperi, oppure... Comprato ancora non se ne parla, Presidente. È un appartamento come, in affitto? Abbiamo stipulato un compromesso, ora sta a vedere quando io posso riuscire a fare un altro. Sì. Insieme con suo zio, oppure... No, Presidente, insieme lo con zio. Zio abita in un altro lo stesso stabile. Sì. No, quello c'è un altro appartamento, quindi questo contratto preliminare l'ha stipulato lei? Sì. Con la ditta, con l'impresa? Sì. Dunque, effettivamente io ho stipulato un contratto preliminare per l'acquisto di un appartamento. Questa via Alcide De Gasperi 53. Questo appartamento quanto le è costato? Qual era? Doveva venire a costare sui 120 milioni forse. Per il prezzo di circa 120 milioni. Poi lei aveva pure un'autovettura di grossa cilindrata, si dice. Presidente, io non ho mai posseduto macchine inferiore al 2000 di cilindrata. Quindi non mi è nuova. C'è la documentazione, sono macchine che ho comprato, non ho pagato. Che cosa era questa vettura? Precisamente che autovettura era? O è? Ma quella che mi si viene contestata è la BMW 318, 1008. Sì.
E lei ha acquistato in Germania? No, ho acquistato qua in Italia. Sì. Dunque, effettivamente ho acquistato una BMW 318. Sì. In Italia. In quanto non ho mai posseduto autovetture inferiori di cilindrata ai 2000 cavalli, no? Sì. CC. Non sono. I cavalli sono stati superati ormai. Ai 2000 CC. Nella Media Sud lei svolgeva un'attività che veniva. Lei l'ha alloggiato, questo appartamento di Radio Gasperi? Cioè c'è andato, ci stava? Oppure non c'ha mai abitato? No, non ho capito. In questo appartamento di Via De Gasperi? Certo, come ci stava? C'ha abitato, sì, sì. Come non c'ho abitato? Le avevano ceduto il possesso. Sì, perché gli avevo dato l'acconto. Sì, l'acconto di quant'era? Non mi ricordo se sono state 40 o 45, forse di più. Non dunque, relativamente all'appartamento, versai un acconto di 40-45 milioni. E me ne fu ceduto anticipatamente il possesso sicché io ho avuto modo di abitarlo. L'automobile lei l'ha comprata nuova o usata? Sì, Presidente, l'automobile è stata comprata nuova per motivi miei fiscali. In quanto non volevo esora. Per motivi fiscali ho acquistato la BMW di cui ho parlato nuova di fabbrica per il prezzo di lire. Ma sarà stato 12 milioni, non so. È stata pagata a rate, quindi non. Per il prezzo di. Forse 17, mi sbaglio se dico una parola. Per il prezzo di 17 milioni pagati per il prezzo pagato a rate. Sì. Ma lei in sostanza da questa attività che lei ha svolto in Germania aveva avuto lucri piuttosto notevoli? Presidente, io facevo il cottimista, forse non c'è immaginazione quello che uno può arrivare a fare se c'è la volontà. Ma no, questo lo possiamo immaginare, ma dico certo nei limiti che. Perché lei faceva due attività, ha detto, faceva sì, il sì. Un operaio del genere, del lavoro che lei svolgeva, quanto può guadagnare in Germania? Ma Presidente, solo diciamo come pavimentazione. Arrivavo a guadagnare dai 4.000 ai 5.000 marchi lordi da detrarre le tasse. E diciamo che netti se ne andavano 2.005 mensili. E in più qualche lavoretto extra che si faceva, eccetera. Oltre all'attività del rappresentante. Come operaio guadagnavo sui 2.500 marchi al netto, è vero? Sì, sì, al netto. Guadagnavo al netto sui 2.500 marchi. Al mese? Sì. Vabbè, ma anche i tedeschi sono. Ci sono pure. Sì, il lire quanto sarebbe? E basta moltiplicarlo per quanto è lo scambio, si sa quanto è. Lo so, siccome noi non lo sappiamo perché. È detenuto da 2 anni, quindi non sa il cambio attuale. Beh, si può comunque. Il cambio dell'epoca deve essere almeno, non il cambio attuale. Certo, non quello attuale. 2.500 marchi al netto, 2.500 marchi al mese.
Sì. Inoltre... Sì, perché lei nell'82 è rientrato in Italia, poi. Sì. Tutto prima dell'82. Inoltre, io facevo dei lavoretti extra e in più ci sarebbe questa attività che lei faceva. E lavoravo nel ramo delle assicurazioni, come ho detto. Questi in totale lei quanto poteva liquidare mensilmente? Non ho capito bene, Presidente. In totale quanto poteva, che reddito poteva avere mensile netto? Ma guardi, c'erano mesi che avevo 5.000 marche di reddito netto. In totale potevo raggiungere in taluni mesi il reddito complessivo di 5.000 marchi. Questa società invece, le stavo chiedendo, in questa società Medisud, lei che attività svolgeva? Come, insomma, lei aveva una qualifica impiegatizia, che cosa faceva di preciso? Io pubblicizzavo i prodotti che venivano trattati dalla Medisud nei vari ospedali, quindi mi occupavo di ritirare i buoni per poi passarli alla Medisud che smerciava la mensa. Dunque, per la Medisud io mi occupavo di propagandare presso i vari ospedali, che cittadini oppure prego, soltanto della città di Palermo oppure no, in tutta la Sicilia. Sì, di tutta la Sicilia. I prodotti della società. Questi prodotti in che cosa consistevano? Fili da sutura, attrezzi ospedalieri in genere. Attrezzi ospedalieri e? In genere, dico, attrezzi sì. Ospedalieri in genere, pinze, forbici, bisturi, insomma, come strumentista. E poi c'erano altri prodotti che possono entrare. Quindi strumenti chirurgici, sì. Strumenti sanitari in genere. E dunque la Medisud produceva strumenti chirurgici e attrezzi sanitari in genere, anche per quanto riguarda l'addobbo delle stanze, che so, letti o sì, qualche volta sedie. Non era sempre, ma onde ne richiedeva qualche il volta. Primario, sì. Avevate campionari di questa? No, campionari non ce n'erano, si lavorava più che altro sui Deplian. Sui Deplian. Sì. Vabbè, insomma, grosso modo, sì. Deplian, cioè dei prodotti che. Fotografie certo. Che concernevano. Certo. Cataloghi, insomma, ecco. Avevamo dei cataloghi. Dei prodotti della società. Lei queste somme che ha guadagnato le ha versato in banca, le ha investito, insomma. Presidente, c'era quando le versavo in banca, c'era quando le investivo, che serviva. Tornando alla Germania, intendo. Ho dimenticato di aggiungere, tornando alla Germania, lei ha detto che aveva questo reddito. Sì. Insomma, un peculio di una certa entità, a quanto. È quello che sono riuscito a fare. Sì, carità. Dico, grosso modo lei lo può quantificare questo.
questo risparmio. Ma guardi, Presidente, non posso quantificarlo così, perché... Ma siccome lei ha detto che ha versato... Mi richiamo a quello che ha detto lei, 40-45 milioni per l'appartamento. Ah, e quelli sono stati i risparmi che avevo io quando portavo la Germania, in più qualche cosa mi ha prestato mio padre perché non ci arrivavo io a avere tutto, 45 milioni pronti. Quindi se i risparmi si aggiravano su quella cifra, presso a poco? Sì, me li sono portati. Sì. Non li ho versati. Non li ho versati perché ero in cerca proprio di comprarmi una casa e investire. I risparmi da me fatti in Germania io non li ho versati in banca, ma sostanzialmente lei, dato che li aveva fatto in Germania, in che moneta era? Non era in macchina? Poteva lei portare? No, Presidente, avevo già scambiato in Germania per motivi di valuta. L'avevo le aveva già cambiati con in monete italiane? Sì. Dunque non li ho versati in banca i marchi io li avevo già cambiati in Germania con moneta italiana. Lei comunque non era socio della Medisud? No. Non è stato mai socio? No, non sono mai stato socio. Sì. Nego di essere mai stato socio della Medisud. Però suo zio mi pare che era azionista. Sì, aveva un percentuale che non ricordo alla società. Sì. Avvocato, sì. Sì, Presidente, noi abbiamo depositato negli atti preliminari la documentazione relativa ad un contratto di rappresentanza tra la Medisud e il signor Gariffo Carmelo, con le relative dichiarazioni dei redditi degli anni del periodo di imposta precedente al quale quando lui venne tratto in arresto. Comunque volevo che la signoria ponesse questa domanda al Gariffo Carmelo in relazione all'acquisto dell'appartamento, cioè se era previsto accollo di mutuo per l'acquisto dell'appartamento. Ah, per l'acquisto dell'appartamento? Sì, signor Presidente, se no non potevo comprarlo, non è che ho la disponibilità pronta. Dunque, ma l'accollo di mutuo col contratto preliminare? Ah, era previsto? Se era previsto accollo di mutuo. Era previsto? Comunque si pagano anche le rate prima che venga stipulato l'atto definitivo, è usuale. Ma dipende. No, veramente non è per lui, chiuso. Insomma, non è... Veramente usuale all'atto definitivo. Per il mutuo, l'accollo del mutuo si fa col contratto definitivo, coevamente la banca fa. L'accollo sì, l'atto di accollo. L'atto di accollo. Però, sì. Avendo il se lui pagava poi per. Comunque, la domanda era presente se era previsto l'accollo del mutuo per l'acquisto dell'appartamento. Previsto. Dunque, nel contratto preliminare era previsto l'accollo del mutuo. Lei ha risposto di sì. Sì. Dunque, nel contratto preliminare dell'appartamento di Via De Gasperi era previsto l'accollo del mutuo bancario. Il pubblico ministero deve fare domande? No. Nessuna domanda? Sì, partecipi. Se mi dice il numero le do anche la linea. 81 me l'hanno già dato. 81, già l'hanno dato, benissimo. Una cosa che non mi... Intanto sulla questione dell'accollo del mutuo, voce, noi sappiamo voce. Che sono fatti per cliché questi contratti. Quindi tutti hanno la previsione dell'accollo del mutuo eventuale, ma non è questo il problema. Io vorrei soltanto chiarire una circostanza. L'imputato ha detto che rientrò dalla Germania con liquidità. Sì, e sì, qualcuno dica. Se l'è presa, non ho trovato la toga. Non ho trovato la mia toga. No, questo mi dispiace moltissimo. No, probabilmente qualche collega sarà l'avrà. Stato possibilmente uno. No, per carità. Sarà stato un... No, qualcuno, vabbè, avrà avuto... Un disguido momentaneo. Non eco tanto preclara la mia toga. Chiarimento che io chiedevo era questo. L'imputato ha affermato di essere rientrato dalla Germania con tutta liquidità. Però ha anche detto che ha acquistato la macchina pagandola a rate. Come mai questa esigenza, pur avendo il liquido, come mai acquistò a rate la macchina? Ma che domanda è questa? Ma noi altri abbiamo dimostrato
documentalmente che è stata pagata errata la macchina. No, voleva sapere per quale motivo l'ha comprata errata. Ma se l'ho detto da principio, per motivi fiscali ho comprato la macchina perché non avevo bisogno di macchina. Quindi se io compro la macchina e la pago tutta assieme, non ho motivo poi di andare a scaricarne perché non li posso scaricare. Può essere assieme. Anche più comodo pagare l'auto errata per tanti motivi. Ma era un leasing diciamo che era un leasing. Sì, dunque, a domanda di parte civile, ho acquistato la BMW è un uomo accorto. Per motivi fiscali. Non accorto. E a rate perché mi era più... Presidente, mi consente? Sì, un attimo solo, scusate, mi fate... perché era più conveniente insomma pagare certo, la rata. Presidente, sotto consiglio anche del consulente che gestiva la mia perché contabilità mi era a ciò più conveniente. Allora dica. Presidente, non è che per caso aveva fatto un contratto di leasing e quindi non acquisto di autovettura, perché parlava di motivi fiscali, quindi per detrarlo doveva essere sì, per forza contratto leasing. Di leasing era un leasing, c'era annesso il allora leasing. Era un leasing, sì, grazie. Beh, il leasing allora non era proprietario dell'autovettura perché non è riuscito a riscattarla, presidente. Dobbiamo vedere non è riuscito a riscattarla. Ha ragione. Dunque, a domanda del difensore, in realtà si trattava di un contratto di leasing scritto le leasing. Però naturalmente il contratto di leasing può essere un contratto di leasing a sé stante, ci può essere inserito nell'acquisto dell'automobile anche, però era, vabbè, il fatto che fosse non è un contratto di compravendita. Sì, vabbè, questo poi è da vedere, insomma, non è che sia, documentalmente si potrebbe accertare benissimo. Vabbè, comunque noi mi pare che l'abbiamo prodotto, Presidente, eventualmente si può fare un accertamento. Sì, lo dico, vabbè, quindi... Poi si potrà. Lei che voleva chiedere altro? No, solamente questo. Ah, va bene. Allora, se non ci sono altre domande, si può accomodare l'imputato. E l'udienza è sospesa fino alle ore 15. In campo si potrà fare? Abbiamo un programma Federico Domenico alle ore 15.
Sì, ma perché in aula? No, ho problemi. Lei al posto suo, no? Prego, prego. Allora possiamo procedere? Ci sono altri imputati che dovevano essere interrogati questo pomeriggio? Numero? Sì. Numero 80. Sì. 80. Signor Presidente, volevo comunicarle che l'imputato Tommaso Buscetta, che aveva rinunciato a comparire, è a disposizione della Corte. Va bene, grazie. Prego. Allora sia condotto l'imputato Tommaso Buscetta per essere interrogato. Sì. Sì. Che numero c'ha? 11. 11? Sì, sì. Presidente esimio e signori della Corte, non dando nessuna importanza a quanto è detto dai giornali, apprendo in questo momento che il Buscetta è presente a Palermo ed è disposto ad essere sentito. Chiaro che io, avvocato Natoli, che difendo alcuni imputati, non ho nessun particolare timore a che venga sentito il signor Buscetta. Però mi permetto di ricordare a me stesso che certamente il Buscetta non è un imputato comune, è un imputato particolarmente importante in questo processo. No, le telecamere si ricordino dell'impegno che hanno preso, dell'esposizione che ho dato
per quanto riguarda la ripresa degli imputati in genere, e cioè non debbono riprendere la faccia degli imputati che si trovano nel pretorio e neanche il loro percorso fino al pretorio. Sì, scusi. Pertanto, nel meravigliarmi della presenza nel pretorio di Buscetta, devo rivolgere alle signorie vostre un invito a che, e al Presidente in particolare, a che questo interrogatorio venga rimandato. Deve, secondo me, modestamente essere rimandato per una serie di motivi. Il primo motivo è perché, proprio perché alcuni imputati hanno chiesto il confronto ed altri potranno chiederlo, diventa opportuno che il Buscetta venga sentito in un successivo momento. Ma non è questo il motivo principale. Il motivo principale è perché ciascuno di noi legali aspettavamo con ansia ed eravamo e siamo preparati a ricevere il signor Buscetta. Ma siamo preparati solamente noi professionisti palermitani o che per caso oggi ci troviamo a Palermo? Ma moltissimi colleghi di fuori, ottimi avvocati, avvocati scrupolosi. Guardi, l'avvocato Maffei sta arrivando in questo momento e viene certamente da Pisa. E viene da Pisa, mentre ci sono tanti altri avvocati che non sono venuti perché non sapevano affatto. Ma nessuno lo sapeva. Ma non lo sapeva, ma non si sapeva e non era in elenco. E questo è il punto. Non era in elenco, gli altri avvocati non lo sapevano, pertanto io ritengo che gli imputati, non avendo l'assistenza dovuta, necessaria, che hanno scelto, si trovano oggi in una situazione di menomazione. Perché? Sì, sì, pertanto io mi permetto di dissentire e fortemente chiedere, allora. E fortemente chiedere che questo interrogatorio venga rimandato di qualche giorno, in maniera tale che tutta la difesa venga messa nelle condizioni di poter espletare il proprio mandato. A questo punto il Presidente ha ordinato naturalmente che venga condotto, se dovete ripetere le stesse cose non ho cosa. Questo potrebbe avvenire per esempio anche mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo, prima udienza della settimana successiva, darebbe a tutti la possibilità di svolgere il proprio mandato. Buscetta, chiedo scusa, grazie. Grazie a lei. E venga rimandato di qualche giorno in modo da consentire a mercoledì, ah no, di qualche giorno, a mercoledì prossimo. No, siccome abbiamo fissato dei giorni di udienza, se ne andrebbe a mercoledì prossimo, certo? A mercoledì prossimo, per consentire che tutti gli avvocati degli imputati siano in aula al momento dell'interrogatorio del Buscetta. Quanto ha rappresentato l'avvocato Natoli, Giuseppe Di Peri, nell'interesse anche dell'avvocato Trantino, che ovviamente sarà colto di sorpresa da questo avvenimento. Anche perché, Presidente, molti avvocati ieri, apprendendo questa notizia dai giornali, hanno telefonato, noi abbiamo rappresentato... Avranno tutto il tempo di essere qua in aula, perché evidentemente non si tratta di interrogatori che si liquidano in pochissimo tempo. E Presidente, quindi... ma è giusto che siano dal primo momento in aula. Questo, allora, io chiedo che quantomeno venga rinviato a domani mattina. Allora risiedano a Palermo, perché mi dispiace, ma insomma, evidentemente noi questo gesto lo dobbiamo fare. E allora la professione dunque, diventa va bene, sì, va bene, basta. Dunque, se deve dire le stesse cose, guardi. Se mi dà la parola. Sì. Presidente, e parlo nella mia qualità, in particolare la mia qualità dell'imputato Leggio Luciano. Noi abbiamo richiesto e attendiamo da tempo di sentire le parole di Buscetta Tommaso. E quindi noi non desideriamo, e non è il nostro intendimento creare alcuna difficoltà
a questa Corte. Però nell'associarci formalmente alle evidenziazioni già formulate dai difensori che mi hanno preceduto, io chiedo formalmente che la signoria vostra dia atto a verbale delle seguenti circostanze. E cioè, primo, che della circostanza dell'interrogatorio dell'imputato Tommaso Buscetta non figurava questa circostanza nell'elenco da tempo predisposto. Secondo, che questa stessa mattina, cioè all'udienza antimeridiana, questo stesso difensore ha formulato alla signoria vostra espressa domanda se era intenzione della Corte stravolgere quello che era quell'ordine degli interrogatori formulati. Io che cosa ho risposto? E lei ha risposto che non era intenzione di questa Corte stravolgere quello. Se non ci fosse. Se è vero ancora, signor Presidente, perché a me pare che ancor prima di qualunque altro obiettivo. Scusi, intendiamoci, questo ordine è cioè questo programma che si fa era soltanto per comodità dei signori avvocati e per cortesia della Corte. Ma non è una comodità, signor Presidente, è per assolvere a un compito, che è un compito essenziale, che è il compito di difesa. Siamo d'accordo, ma e non ho ancora ultimato, signor Presidente. Lei sa benissimo che gli imputati possono essere interrogati tutti, non è che ci sia il primo, il secondo, fare una lista. Questo non lo facciamo, e lei no, lo sa. No, signor Presidente, ma d'altronde lei sa, la terza circostanza, signor Presidente, la terza circostanza della quale io chiedo che venga dato atto, anche in considerazione del fatto che qui l'appello viene fatto in maniera estremamente generica, che il condifensore. Se lei deve fare di queste cose, le faccia eccezione, le faccia a verbale. Verbale, signor Presidente. Io chiedo che vengano inserite a verbale queste mie tre richieste, le quali chiedo che la signoria vostra mi dia atto. E cioè la prima, che non figura il nome dell'imputato Buscetta Tommaso nell'elenco da tempo predisposto per l'interrogatorio in data odierna. Primo. Secondo, se il cancelliere nel frattempo vuole scrivere questa mia richiesta. Va bene, ora le ho detto. Secondo, che all'udienza antimeridiana odierna, il sottoscritto difensore ha chiesto espressamente alla signoria vostra se era intendimento della Corte stravolgere quel calendario di udienza, e a questa espressa domanda è stato risposto negativamente. No, terzo, negativamente se all'udienza pomeridiana è presente. Modificare. Se all'udienza pomeridiana è presente il codifensore che insieme a me assiste l'imputato Reggio Luciano, cioè l'avvocato Scalfari di Reggio Calabria, il quale si è assentato proprio in seguito alla sua assicurazione, signor Presidente. Dico proprio in seguito alla sua assicurazione, l'avvocato Scalfari si è allontanato per ritornare a Reggio Calabria. Stato non ha Quindi, signor Presidente, se lei ritiene che questo modo di gestire il dibattimento non leda quelli che sono i diritti della difesa. Io no, lei mi sta. Io oggi ho detto semplicemente la Corte non ha intenzione, se non accade nulla di nuovo allo Stato. Ma signor Presidente, perché non guarda, giochiamo, lei sta, mi consenta. Senta, ma i giornali pubblicano a grandi titoli. Lasci stare i giornali. Dunque la questione è questa. Il difensore di Buscetta ha già rilasciato espressa intervista della circostanza che sarebbe stato interrogato nel pomeriggio ed era presente questa mattina, ma questa dichiarazione di disponibilità la sta facendo soltanto all'inizio dell'udienza pomeridiana. Se tutto questo, a suo avviso, signor Presidente, non lede quelli che sono i diritti della difesa. La mattina non è la stessa cosa, che cosa che c'è di differente? No, cioè, intanto per noi è cambiato che uno dei difensori. Natoli? L'abbiamo già fatto. Vabbè, allora l'avvocato Di Peri si è associato e poi l'avvocato Di Peri. Nell'associarsi chiede. Sì, nell'associarsi. Chiede che la Corte, che la signor Presidente dia atto, primo, che nell'elenco predisposto da tempo. Riguardante il calendario degli interrogatori. Sì, una nuova procedura. Degli imputati. Ma lui chiede che questa. Ma lui chiede. Non era e non è compreso. Il nome dell'imputato Buscetta Tommaso. Secondo, che ad espressa richiesta formulata all'udienza antimeridiana odierna
ella ha assicurato che non vi sarebbero state modifiche. Ma questo non è falso, questo. Lei, io non ho detto affatto questo. Lei c'è, sta la dicendo una cosa, io tra l'altro, lei si chiede di atto di una cosa che io non ho detto. Comunque, io credo ho detto che allo stato, atto, non, lei, allo stato non si poi vede vedremo, nessuna difficoltà. La no, scusi, io credo. Comunque di questo io chiedo che lei me ne dia atto, non me ne darà. Vabbè, lei chiede che dia atto di una cosa che io non ho detto, ma tra l'altro poi non è stato neanche in udienza, è stato qui al banco del non è stato affatto in udienza. Questo lei lo sa benissimo. Comunque, no, signor Presidente, mi consenta, se io lo sapessi benissimo non lo direi. Io evidentemente ho sentito, e non sono in solo davvero. Lei l'ha chiesto al microfono questo? Certo, ma comunque c'è la registrazione. Io ho sentito, e non sono in solo da averlo sentito, lo ha sentito comunque almeno l'avvocato Scalfari, il quale si è allontanato in seguito alla sua assicurazione. Ed è questo quello che io vorrei rilevare. Non vi sarebbero state modifiche nel programma di interrogatori predisposto per oggi? Terzo, che all'udienza pomeridiana non è più presente il condifensore dell'imputato Leggio Luciano, avvocato Scalfari, presente invece all'udienza antimeridiana. C'è altro? Nient'altro. Sì, avvocato Cordano. Mi allineo alle istanze che sono state formulate dagli avvocati che mi hanno preceduto. Se la Corte dovesse decidere di procedere all'interrogatorio, io chiedo che si proceda ad interrogatorio libero senza la previa lettura delle dichiarazioni già rese dal signor Buscetta Tommaso. È questo che sì. Quello che io volevo dire. Vabbè, ne mettiamo a verbale questo avvocato Cordano. Che nel caso che la Corte si proceda all'interrogatorio, che poi non è la Corte ma il Presidente, che sono poteri presidenziali, la direzione del dibattimento è attinente al Presidente, la Corte può interloquire su talune caratteristiche, insomma. Dica, avvocato Fileccia. Presidente, io in difesa di tutti i miei assistiti. Sì, quello che ha detto l'avvocato Cordano lo mettiamo a verbale, che non si proceda alla lettura dell'interrogatorio del Buscetta. Ma cosa direte? Continui. Nello interesse dei miei assistiti, io mi associo alle richieste formulate dai miei colleghi e ritengo, signor Presidente, che questa non sia una osservazione pretestuosa da parte dei miei colleghi e mia, ma sia una esigenza dettata da motivi di giustizia, perché è vero è che il signor Buscetta è un imputato come tutti gli altri imputati, ma la sua posizione in seno a questo processo ha una rilevanza, perciò noi riteniamo che sia quantomeno opportuno consentire che tutti gli avvocati difensori in questo processo abbiano il diritto di assistere fin dal primo momento alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta. Egli non è un imputato privilegiato, egli è un imputato come tutti gli altri e quindi deve soggiacere a tutti gli inconvenienti che il processo penale, specie questo processo così mastodontico, impone. Per questi motivi, signor Presidente e signori della Corte, noi confidiamo nell'accoglimento di questa nostra richiesta. Va bene. E allora, il Presidente ha ritenuto che sussistono motivi particolari di sicurezza. Ah, scusate, il pubblico ministero dovrebbe, e anche le parti civili. Se, scusate, ma... Prima la parte civile. La parte civile. Dico. Autorità. Dica, che numero? 83. Anche le parti civili hanno diritto di... Ogni tanto. Allora. Sì, 83, Presidente. Sì. Presidente, noi abbiamo molto rispetto per questa esigenza sostanziale, cioè di sentire l'imputato Buscetta, e certamente comprendiamo
il desiderio dei colleghi di consentire agli altri colleghi assenti di essere presenti. E mi pare che il problema si debba scindere, un aspetto formale e un aspetto sostanziale. Sotto il profilo formale la difesa è regolarmente costituita, quindi io credo che l'interrogatorio dell'imputato possa e debba iniziare nella sostanza subito. Sotto l'aspetto invece sostanziale, crediamo che non ci sia questo conflitto di interessi, nel senso che presumiamo, sulla base del codice e della prassi, che la prima fase dell'interrogatorio dell'imputato sia, diciamo, gestita totalmente dalla presidenza, mi pare nella logica, va bene, del processo. Nulla impedisce ai colleghi, a tutti noi, poi di porre le domande quando riterremo giunto il momento. Siccome l'interrogatorio si presume che non debba esaurirsi per l'ampiezza degli argomenti che investe soltanto nel giro di 2 o 3 ore, quindi mi pare che sostanzialmente questo diritto, che credo sia perfettamente legittimo da parte dei colleghi, venga ampiamente tutelato. Per cui la parte civile su questo punto chiede che la Corte, la Presidenza, voglia disporre, procedersi oltre, e nell'interrogatorio dell'imputato Buscetta riveste peraltro e coinvolge interessi di carattere più generale, cioè attenenti appunto alla sicurezza, per cui riteniamo che sia estremamente opportuno e indispensabile proseguire. Per quanto riguarda, Presidente, la richiesta di procedere ad interrogatorio libero, noi non ci opponiamo, non abbiamo nessuna obiezione da muovere a questo metodo eventualmente. E infine, Presidente, noi riteniamo che il fatto che l'imputato non sia in elenco non vincoli minimamente la Presidenza e che non rappresenti una pastoia che non possa essere superabile. Questa è l'opinione della parte civile e la conclusione. C'è altri della parte civile che deve parlare? Avvocato Amilio. Sì, che numero, scusi? Numero 90. 90. Mi consenta integrazione brevissima di quanto il collega ha già detto. Io ricordo a me stesso, così come altre volte è stato ricordato in quest'Aula, che esiste l'articolo 437 del codice di procedura penale, il quale dice che, come ella ricordava poc'anzi, che la direzione del dibattimento spetta al presidente o al pretore. Il presidente o il pretore ordina. Mettiamo per favore queste. Sì. Ma senta, avvocato Romano. Certo. Mi pare che siamo lei... in un posto che dovrebbe essere tale da indurre tutti a un comportamento consono. Vuole continuare? Se non è consentito. Se non è consentito di esprimere. È veramente strano. Io ne posso prendere atto. Ma da chi poi sostanzialmente rivendica giustamente la libertà di parlare? Io mi rivolgo a lei. No, continui. Il presidente o il pretore ordina le letture, fa gli avvertimenti e le ammonizioni che la legge prescrive, riceve i giuramenti, procede agli interrogatori e agli esami, reprime le intimidazioni e via discorrendo. Quindi a me pare che nessuno, neanche noi, possiamo dire facciamo così, rinviamo a mercoledì ore 11, ore 24, non lo so quando più fa comodo. Per quanto riguarda l'ordine degli interrogatori, abbiamo detto la Corte li ha predisposti per dare una idea, senza tassatività, perché ovviamente tra l'altro non è manco previsto dalla legge, e devo dire, Presidente, devo ricordare che anche noi, parte civile, abbiamo protestato in passato per esserci sentiti presi, diciamo, in contropiede, perché dell'elenco previsto quel tale giorno magari non si procedeva a nessun interrogatorio e si prelevavano, come giustamente i difensori chiedevano via via, si prelevavano altri imputati e altri interrogatori. Noi siamo rimasti spiazzati e alle nostre proposte devo dire che da taluno dei difensori ci è stato obiettato che noi, essendo costituiti, io sono costituito anche per conto del Comune contro tutti gli imputati, avevamo l'obbligo di essere preparati. Io penso che in omaggio alla par condicio questo obbligo ce l'ha la parte civile, ma ce l'hanno anche i difensori degli imputati. Va bene, per quanto... avvocato Amilio, sì. Per c'è quanto altro? Riguarda la presenza degli avvocati, signor Presidente, a me non pare che sia un problema giuridico come problemi giuridici neanche gli altri erano. La differenza e la differenziazione tra avvocati di fuori e avvocati di dentro, io è la prima volta che lo sento dire. Io dico soltanto che ci sono avvocati che assistono imputati, tutto qua. Quindi deve essere soltanto Vostra Signoria a decidere.
Va bene. Sì. Avvocato Romano, parli pure. Numero 7. Sì, Presidente, io ricordo alla memoria e più che alla memoria, alla lealtà di tutti, che abbiamo intrattenuto una riunione in Camera di Consiglio nel corso della quale si era stabilito che delle varianti e delle modifiche che sarebbero state apportate al calendario degli interrogatori avrebbero dovuto essere comunicati a tutti, di chissà che tutti potessero essere preparati alla bisogna. Non vedo perché in questa situazione questa regola, che era stato il frutto e la conseguenza di un accordo che era stato conseguito e raggiunto, debba essere così patentemente e vibratamente violato. Non vedo assolutamente la ragione, la causa, eccetera, perché il signor Buscetta ha una veste di imputato che lo rende perfettamente uguale a tutti gli altri imputati i quali sono coinvolti in questa vicenda processuale. Io ricordo alla memoria, ripeto, e alla lealtà di tutti questo particolare, che ritengo che non possa essere dimenticato da nessuno. Va bene, allora, Pubblico Ministero. Presidente, il Pubblico Ministero, come ufficio della Procura della Repubblica che io rappresento, mi dichiaro la mia piena disponibilità che l'interrogatore dell'imputato Buscetta venga assunto immediatamente. Per quanto riguarda le esigenze poste dagli avvocati, esse si riferiscono a criteri ovviamente non di violazione o meno di norme, ma di opportunità, in relazione alle quali io ritengo che sia sovrana la Corte, il Presidente in particolare, quindi il Presidente sarà lui a stabilire quale ordine di lavoro. Ripeto, come ufficio non ho nessun problema che l'interrogatore del Buscetta inizi subito. Per quanto riguarda in particolare poi le richieste che si dia ad atto a verbale di determinate circostanze, io ritengo che la Corte sia sufficiente che dia atto a verbale che proceda all'interrogatorio di Buscetta Tommaso, non mi pare che debba dare atto di altro. Va bene, allora il Presidente è ritenuto che rientra nei suoi poteri discrezionali procedere secondo le regole della procedura penale senza dilazioni agli interrogatori degli imputati. E che nella fattispecie sussistono ragioni di sicurezza che nessuno può ignorare, dispone che si proceda all'interrogatorio dell'imputato Buscetta Tommaso. No, si deve procedere all'interrogatorio senza ulteriore dilazione. Lei non è avvocato? Lei come si chiama? Come? Ah, va bene. Allora l'avvocato, l'imputato Calò. Avvocato Tommaso Romano di ufficio. Avvocato Tommaso Romano di ufficio. Allora, Buscetta. Se lei vuole continuare, siccome non si vede che mentre si procede all'interrogatorio. No, sto dicendo una cosa, mi consente, se lei non, siccome noi non vediamo il Buscetta, ed è importante anche vedere il Buscetta. No, voi gli avvocati non debbono vedere l'imputato né il test. Questo è una cosa che si impara al primo anno di università, quando Presidente, si dà la procedura penale. Mi consento un minuto. La deve vedere la Corte. Presidente. Avvocato, la prego, la metto a verbale che lei, chiunque dia in escandescenza, sia ben chiaro che i detenuti che non conserveranno il più religioso silenzio saranno estromessi dall'aula, immediatamente. Presidente, chiedo scusa solamente. Presidente, io ho chiuso. Avvocato. Se lei mi consente una sola parola. Io ho rispetto massimo per lei e per la ringrazio, ma non è però qui per la giustizia, per consento, la maestà della giustizia. Però mi consenta un minuto. Io avrò un codice diverso, perché
in nessun codice ho avvocato, letto. Se lei fa questa eccezione, mi ascolti, io gliela rigetto. In nessun codice io ho letto che l'imputato o il teste non debba essere visto dall'avvocato. Io ho sempre invece, senza letto, saputo il contrario. Chiedo scusa, Presidente. Se lei vuole fare l'eccezione... Non faccio l'eccezione, vorrei vederlo. Dunque, Buscetta, lei ha reso un lunghissimo interrogatorio. Risulta imputato di associazione per delinquere e di associazione per delinquere di stampo mafioso. Come lei sa, perché le è stato contestato il lunghissimo interrogatorio. In questo interrogatorio, che costa di circa 400 pagine, lei ha cominciato con una dichiarazione programmatica. Cioè, voglio dire, per esprimermi più chiaramente, lei ha chiarito le ragioni per le quali aveva inteso parlare di tutti questi fatti di cui ha parlato. Sì. Se lei la ricorda alla Corte, confermando praticamente quello che lei, che io non le leggo, ma che quali erano i motivi per i quali lei si era indotto a queste gravi dichiarazioni. Cioè, mi scusi signor Presidente, io dovrei confermare i verbali che ho fatto o dovrei incominciare a parlare? No, lei dovrebbe parlare così come ha fatto in sede istruttoria. Per quanto riguarda i motivi, è un punto del suo all'inizio del suo interrogatorio, lei ha chiarito che era entrato in una certa associazione che lei ha chiamato, ha designato come Cosa Nostra, e che vi era entrato con un certo spirito. Poi si era reso conto invece che le cose erano diverse e allora aveva pensato di fare queste dichiarazioni. Effettivamente ero entrato e rimango con lo spirito di quando io ero entrato, ma dagli anni 70 in poi questa associazione, cosiddetta Cosa Nostra, ha sovvertito l'ideale poco pulito per la gente che vive dentro la legge, ma tanto bello per noi che vivevamo in questa associazione, cominciando con delle cose che non erano più consoni all'ideale della Cosa Nostra, con delle violenze che non appartenevano più a quegli ideali. Avevo cercato di allontanarmi. Sì, lei ha detto, mi scusi, non sono nemmeno un partito. Esatto, non sono un pentito. Un pentito? Non sono un pentito. Per la verità, anche nell'interrogatorio mi chiedevo se era un partito o un pentito. Non è un pentito. No. Dica, ci illustri questa... Desidero la risposta del perché non sono un pentito. Sì. Io non sono pentito perché non ho niente da cosa pentirmi. Quello che ero io rimango. Io non condivido più quella struttura a cui io appartenevo. Quindi non sono un pentito. Ha dichiarato anche che non era mosso da meschino interesse nel fare queste dichiarazioni. Non voleva né sconti, né abboni, né in condizioni particolari. Esattamente. Ma sono qua proprio per questo. Quindi lei conferma per questa parte l'inizio del suo interrogatorio. Esatto. Poi ha parlato dell'articolazione di questa associazione, Cosa Nostra, che ha un'organizzazione articolata in vario modo, si innesta sulle famiglie che sono relative alla borgata se riguardano la città di Palermo, oppure hanno una sovraordinazione da parte di una struttura collegiale chiamata commissione. Esatto. Ci vuole ricordare, io le ricordo quello che lei ha detto, poi naturalmente desideravo che lei con la sua viva voce... Ma io sto facendo quello che lei ha chiesto. Libero, questo l'interrogatorio comunque lo stabilisco io.
Vabbè, io semplicemente non sto leggendo quello che ha l'imputato. Non sto leggendo l'interrogatorio. Va bene, lei insista, se vuole lo mettiamo a verbale, l'interrogatorio lo faccio io e lo faccio in questo modo. Dunque, lei ha parlato quindi di questa commissione, quindi vuole parlarci di Cosa Nostra? Le faccio... No, domande no, io voglio che lui, io gli voglio rispettare gli argomenti che lui ha trattato e vorrei che lui li trattasse liberamente qui. Ecco, bravo signor Presidente, io la ringrazio perché io non ho l'eloquenza dell'avvocato per poter dire così spontaneamente quello che è stato scritto in 480 pagine. Esatto, io ho bisogno che qualcuno mi stimoli per io dare la risposta. Quello che io non posso farlo a memoria. Fare. Sarebbe assurdo. Sì, è quello che sto cercando di fare. Lei ha parlato di questa organizzazione di Cosa Nostra. Vi prego però di non interrompere, altrimenti mi sarò costretto a metterlo a verbale. È proprio lei. No, senta, avvocato, queste cose le vado a fare poi nella discussione. E guardate, immediatamente vi avverto. Qualunque interruzione avverrà durante l'interrogatorio, io la metterò a verbale. E poi ci sarà il seguito che si dovrà fare. Dunque, io le ho chiesto semplicemente che lei ci parli di questa articolazione, di questa associazione, che lei ha chiarito che è un'associazione che ha varie articolazioni. È un'associazione che prende nome come famiglia nei vari rioni. La famiglia prende il nome del rione dove si trova questa famiglia. Nella città di Palermo. Nella città di Palermo. Per quanto riguarda la provincia di Palermo, la famiglia prende il nome del paese dove questa è. Al di sopra di queste famiglie esiste una commissione composta da persone che vengono dette da noi, o venivano dette da noi perché io non ci sono più, commissione capi mandamenti. Questi capomandamenti abbracciavano tre famiglie, avevano fra di loro tre famiglie scelto uno che andava a rappresentare nella commissione. Capo della commissione era, nel 1980, il signor Greco Michele. Sì, poi di questo ne parleremo quando faremo il panorama delle famiglie. Sì, esatto. In sostanza ogni famiglia... aveva un capo, o ha un capo. Esatto, che viene chiamato rappresentante. Che si chiama rappresentante? Ci sono dei consiglieri, a volte uno, a volte tre. Per un massimo cioè di tre. Di tre. Sì. C'è un sottocapo e ci sono i capi di scena. La commissione da chi è composta? La commissione è composta da tutti i capi mandamenti. Da tutti i capi mandamenti. Che viene eletto da tre famiglie. Però è possibile che invece di un capo mandamento, se un capo mandamento fa parte della, per esempio diventa presidente della commissione, allora il rappresentante di una famiglia venga scelto scelta un'altra persona. È possibile questo? Voglio dire, il membro della commissione sono i capi di mandamento. Sì. Ma è possibile che faccia parte della commissione un soggetto che non è capo mandamento? Ci sono delle eccezioni? No. 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 Va bene. Come funziona? C'è stata qualche eccezione nel tempo, lei ricorda? Io desidero capire bene. Sì. Io spiego a lei e lei mi fa nuovamente la domanda. Sì. I capi mandamenti vengono scelti in seno a tre famiglie. Tre famiglie fra di loro votano un candidato che va a rappresentare queste tre famiglie nella commissione. Sì. Adesso mi faccia la domanda, signor Presidente. Sì, la domanda era questa. Se il capo mandamento fa parte della commissione, per esempio... Lei, io sto ricordando quello che lei ha detto per quanto riguarda per esempio la posizione di Greco Michele in seno alla... Bravo, sì, già chiarito, ho capito che cosa intende. È la posizione di Michele Greco, è perché capo Michele Greco? Perché lui prima era un componente
della commissione, mentre poi diventò capo e un altro che prendeva tutti gli accordi preliminari per Michele Greco era il signor famigerato Scarpazzedda, Greco Pino Giuseppe. Greco Scarpazzedda, il esatto. Quale, e questa è una regola, in sostanza è stata fatta un'eccezione, secondo quello che lei ha detto. Ma una volta, fino a 20 anni fa, si rispettavano tutti i canoni delle cose, dei principi di Cosa Nostra, ma dopo si sono travolte tutte queste cose. Perché non era possibile che si verificassero queste cose. Quindi possiamo mettere a verbale che confermo la parte dell'interrogatorio che riguarda i motivi che hanno ispirato le mie dichiarazioni. E l'articolazione dell'organizzazione Cosa Nostra. Quali sono i poteri di questa commissione? Che I cosa poteri, delibera? I poteri della commissione sono il controllo della Cosa Nostra stessa. E delibera, delimita le azioni della singola famiglia per farla andare consone con le intenzioni della commissione. Quindi è un potere di controllo sulla al Cosa vertice. Nostra. Sì. Potere di controllo al vertice. E questa commissione ha avuto un luogo dove si è riunita, che lei sappia? Sì, Favarella, proprietà di Michele Greco. Sì, nel fondo Favarella di Michele Greco. Di Michele. Tutto questo lei l'ha detto, io sto cercando semplicemente di... La struttura della famiglia. Abbiamo uno... Secondo le sue dichiarazioni, un capo, un rappresentante. Rappresentante, sì. Come la commissione si suole anche chiamare, oltre che commissione, anche cupola? No. No? No, credo che... No, commissione. Perché sopra la commissione esiste un altro organo che sopra si chiama... Sì. Che si chiama... Che si chiama interprovinciale. Interprovinciale, che sì. Dalla provincia di Palermo veniva rappresentata da Michele Greco. Che sarebbe stata... istituita di recente, diciamo, rispetto con sì. Una... Sì. Io l'ho trovata nel 1980. Sì, nel 1980. Questo lei l'ha detto. No, e poi, oltre che questo capo rappresentante, vi sono altre cariche in seno alla famiglia. Sì, rappresentante, sottocapo, consiglieri, capi di cina. Capi di cina perché vengono chiamati così? Forse, io non lo so esattamente qual è l'estrazione della parola, ma forse perché comandavano 10 persone. Ah. E quindi volgarmente nel siciliano, nel palermitano, capi 10. C'è anche una gerarchia con una terminologia di soldato? Sì, esatto. Soldato chi sarebbe? Il capo di cina è perché ha i soldati... che lui comanda. Quindi il capo di cina sarebbe in funzione di 10 soldati che dovrebbero esserci. O 10 o 8 o 15. C'è un numero particolare richiesto per ogni famiglia? No. Non c'è un numero? Varia da famiglia a famiglia il numero di persone. Sì, varia da famiglia a famiglia il numero di persone. Lei ha... Poi ho fatto un lungo elenco delle varie famiglie. Vediamo di... Lei a quale famiglia ha appartenuto? Portanuova. A quella di Portanuova. Questa famiglia di Portanuova, il rappresentante... È Giuseppe Calò. È Giuseppe Calò. Di sottocapo? Attualmente so che... Il cugino Francesco Scrima. Francesco Scrima. Prima era Tommaso Spadaro. Prima era Tommaso Spadaro. Tommaso Spadaro poi sarebbe stato posato. Esatto. Da Pippo Calò. Da Pippo Calò. Dal compare Pippo Calò. Sì.
E quindi posato è la terminologia con la quale si dice che viene, viene non escluso da, in questo caso dalla famiglia, ma soltanto perde, degradato. 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 Sì. Di altre persone che facevano parte di, che facevano parte o fanno parte di questa famiglia di Porta Nuova, in Milano, lei ha parlato dei Milano. Sì. Nunzio. Milano Nicolò. Milano Nicolò. E del figlio. Sì, e Nunzio. Sì, va bene, avvocato. Dobbiamo ricordarci che ha fatto. Io ho parlato di un cognome. Va bene. Va bene, altri, altri facenti parte di questa famiglia. Se leggevamo l'interrogatorio, scusate, se avessimo letto l'interrogatorio avremmo letto tutto. Per tutti gli imputati, voi volete che si faccia per Buscetta quello che non si fa per gli altri imputati? Noi abbiamo detto tutti gli interrogatori. Io sono d'accordo, perché la Corte vuole andare a cercare la verità e la giustizia. Però non bisogna esagerare, non bisogna esagerare, perché il, l'imputato ha reso un interrogatorio di circa 3 mesi, ecco, di 400 pagine. Certo, non può ricordare. Va bene, comunque vediamo l'imputato se ricorda altri nomi della famiglia di Porta Nuova. Signor Presidente, dica agli avvocati che ricordo perfettamente quello che ho detto. Io? Dica. Vabbè, vabbè. Avvocato Restivo, guardate che metterò a verbale, sì, avvocato per avvocato. Sì. No, ho paura del verbale, non si tratta di avere paura del verbale. Avvocato Seminà, che cosa vuole che si veda? No, libero, questo libero lo, lo dite voi. Io sto interrogando l'imputato. Va bene, avvocato, ma... Avvocato Restivo, avvocato Restivo, io sto procedendo in questo modo, perché non c'è bisogno di creare... Io avevo semplicemente... Io sto cercando di sollecitare la memoria dell'imputato perché non può ricordare tutto, ma evidentemente ora vediamo se lui ricorda. Sì, dunque, allora, vediamo se lei ricorda qualche altro nome di questa famiglia, che è una famiglia antica, lei ha detto, e quindi una famiglia abbastanza numerosa, secondo quello che lei... Se ricordo altri nomi? Sì, altri nomi. Antonino Camporreale. Arturo Vitrano, Vittorio Magliozzo, non posso citare così a memoria, si pretende molto da me, non si pretende molto, io ricordo allora perfettamente, ma è difficile che si possa fare un elenco completo comunque delle persone. Io le farò dei nomi poi e lei mi dirà a quale famiglia appartengono. Che cosa? Quello che ricordo, va bene, ma poi naturalmente io l'interrogatore l'ha reso in istruttoria, non lo... Avvocato Marasala, prego. Dunque, avvocato Cordaro, mettiamoci d'accordo. Ma chi ha detto che non ricorda più? Ha detto che lui non è in grado di fare un elenco, un elenco di nomi, è evidentemente una sfilza di nomi. Dunque, allora... Senta, lei se si ricorda, la prego in questo momento, che cosa vuole? Avvocato Marasa, dica. Sì. Va bene, sì. Sì. Va bene, ma è tutto registrato e viene... Ma perché lo deve dare alta verbale se viene registrato? Avvocato, insomma, mi pare che lui non è che sta dicendo una cosa diversa, non è che c'è un contrasto con quello che ha detto in istruttoria. Dice, io non mi posso ricordare tutti i nomi. No, avvocato, perché uno si ricorda tutti i nomi?
non può essere complesso l'indicazione dei nomi. Io credevo che il discorso fosse chiaro, a meno che non c'entra cose diverse rispetto ai difetti. Sì. L'imputato ha detto che non è in condizione, perlomeno che ha qualche difficoltà, a ricordare tutti i nomi assieme. E vorrei vedere, mi sembra pure normale, ma non è che ha detto che ne ricorda qualcuno degli altri nomi. Va bene, allora... Senta, stavamo parlando della commissione. Ora, io vi pregherei però... Stavamo parlando della commissione. Lei mi diceva che la commissione, e l'ha detto poi in istruttoria, praticamente non ha fatto altro che confermare quello che ha detto in istruttoria, che la commissione è un organo che sovrintende e controlla e dispone. E dispone. E dispone. E tra l'altro questo controllo comporta anche un controllo sugli omicidi. Senz'altro, non si può commettere un omicidio senza che la commissione non lo sappia. Il rappresentante della famiglia, se lui non è capomandamento, si rivolge al capomandamento e il capomandamento lo riferirà in commissione. Nessun capomandamento, nessun rappresentante si arbitrerà di ammazzare una persona senza essersi rivolto al suo capomandamento, che lo farà presente in commissione. Ma la commissione conosce di tutti gli omicidi o di persone particolarmente qualificate? Tutti gli omicidi. Tutti gli omicidi che vengono commessi in una determinata... Tutti, sì. Tramite il capomandamento. Tramite il capomandamento, cioè, che rappresenta le tre famiglie. Va bene, e questo è praticamente quello che ha detto in istruttoria. Ci sono state delle eccezioni? Sì. Non ricordo così a... Cioè, lei ha parlato anche di una guerra di mafia? Nell'81? O sì. Nel 63? No, nel 63 lei ha detto che nel 63 la Cosa Nostra si era dispersa perché in seguito alla strage di Ciaculli, sì, le indagini della polarizzazione, diciamo, dello Stato, era stata tale che c'era stata una dispersione. Esatto. Oh, quando è cominciata l'omicidio di Bontate? Ma quella è diventata una guerra. E quindi quelle persone della commissione sapevano che gli unici due nemici che avevano in commissione erano Stefano Bontà, Salvatore Inserillo e un tale Gigino Pizzuto. Quindi sostanzialmente la commissione si sarebbe rivolta contro se stessa. Contro se stessa, ma si era già rivolta contro se stessa anche in precedenza, quando si ammazzavano i vari capitali Basile, o quando si ammazzava il magistrato Costa, già lo aveva fatto indipendentemente, e quando Stefano Bontà ne chiedeva il perché, la commissione diceva, ma può darsi che qualcuno l'abbia fatto arbitrariamente, per dopo 8 giorni il signor Greco dire sì, siamo stati noi, ma è stata una contingenza, non si poteva riunire la commissione, e da ciò nascevano i malcontenti di Stefano Bontà. Stefano Bontate, perché Stefano Bontate si lamentava che se erano stati fatti degli atti criminosi senza che lui lo sapesse, che lui venisse informato. Primo in ordine di tempo credo che sia il maresciallo Sorino, il secondo credo che sia il colonnello Russo e via via. Sì, e poi Di Cristina. Di Cristina è anteriore. Di Cristina è un uomo d'onore appartenente a un'altra provincia. Lui era rappresentante di Riesi. Sì. Malgrado lui avesse delle buone relazioni qua a Palermo, era inviso ai corleonesi. Quindi quando si uccide a Giuseppe Di Cristina non si fa lo sgarbo a nessuno in commissione, anche se poi in commissione si dirà che si è ucciso perché era un confidente dei carabinieri e aveva interrotto la fuga di Luciano Ligi. Quando fu ucciso il Di Cristina,
Quindi ci fu chi in commissione andò a chiedere ragione di questo omicidio e protestò? Sì, si chiese. Perché è morto di così? No, non lo sappiamo. Allora capo della commissione era già Michele Greco. Michele Greco. E il Greco invece disse, che cosa disse per quanto riguardava l'omicidio di Cristina? Che per quanto riguardava l'omicidio di Cristina, che era un confidente dei carabinieri. Ma allora questo omicidio di Cristina deve essere attribuito alla commissione? Io ritengo. Perlomeno salva credo l'eccezione, di sì. Naturalmente. Credo di sì, ma anche se non mai Stefano Bontadi o Totucci inserirlo, non ho saputo chi l'abbia fatto veramente. Quindi perché Salvatore inserirlo si lamentava che avevano lasciato la macchina, dopo la fuga di aver ucciso Salvatore inserirlo, nel quartiere di Salvatore inserirlo. E quindi la polizia poteva addebitare a Salvatore inserirlo l'omicidio di Cristina. Sì. Per Rosario Del Carbone faceva parte pure della commissione in quel periodo. Il terrorista. Sì, sì. Cosiddetto terrorista. Il terrorista, sì. Rosario Del Carbone, detto il terrorista. Detto il terrorista perché... Lei ha dato una spiegazione. Le piaceva agire personalmente. Capeggiare personalmente. Quando si faceva un... Ma il Collicombono era d'accordo, secondo lei, per l'omicidio del di Cristina? Io credo di no, anzi non lo era. Non lo era. Non lo era, non lo sapeva neanche lui. Quindi sarebbe stato deciso dalla commissione, secondo quanto lei ha detto in istruttoria, sia è fatta eccezione di Stefano Bontate, di Salvatore Inserillo e di Rosario Del Carbone. E di Gigino Pezzuto. E di Gigino Pezzuto. Gigino Pezzuto che sarebbe stato uno, o forse l'unico, capo mandamento, rappresentante, che era... Sempre nella provincia di Palermo. Sì. Io non conosco il paese. Sì, sì. Perché l'ho conosciuto di persona solo una o due volte, ma non ricordo ma di quale paese. Ma lei ha messo in luce che la commissione sostanzialmente è arrivata a un certo punto, ha avuto uno schieramento in cui c'era una prevalenza da parte dei corleonesi e una resistenza da parte del Bontate e dell'Inserillo. Esatto. Oh. Invece il Pezzuto? Il Pezzuto era grande amico di Stefano Bontate. Era grande amico di Stefano Bontate. Quello che è rimasto equivoco in questa posizione è rimasto Riccobono, il quale la commissione se ne servì di Riccobono fino al 1983, credo. O 82, non ricordo bene, ma che poi provvide a eliminarlo. Lei era già scomodo. Il Riccobono poi la venne a trovare in Brasile. Riccobono. Quello è Salamone, scusa. Badalamenti. Sì, Badalamenti, oh, Badalamenti. E anche Salamone, mi pare, no? Ma Salamone risiedeva in Brasile. Sì. Risiedeva in Brasile. Sì. No, e la venne a trovare a proposito dei fatti che accadevano a Palermo. Lei ebbe delle conversazioni. Per la verità l'andavo a trovare al Salamone. L'andavo a trovare lei, a San Paolo. A San Paolo. Sì, al San Paolo del Brasile. E che cosa, che discorsi ha avuto con questo Salamone? Molti. Mi dica... Sì. No, relativamente ai fatti che avvenivano a Palermo e alla guerra di mafia, quella che lei ha qualificato. Esatto. Il Salamone... Il primo è stato il commento dell'uccisione di Stefano Bontate, che non aspettavamo, che non c'era nelle cose. Come fu ucciso Stefano Bontate? Lei ebbe delle confidenze da parte del Badalamenti sull'uccisione di Stefano Bontate, se non ricordo male. Ma credo che più del Badalamenti l'aveva avuto di Salamone. Dallo stesso Salamone. Dallo stesso Salamone, sì. Che fosse stato ucciso da Scarpazzetta, da un ragazzo che diede l'avviso, che in questo momento non ricordo il nome, ma è nipote di Tommaso Spadaro, fra poco lo ricorderò, sì. Per via radio, dato la comunicazione che Stefano Bontate faceva il compleanno e che si recava in campagna dove c'erano le persone che l'aspettavano. Ci fu una persona che andò a trovare il Bontate. Sì, Pietro Loiacono. Pietro Loiacono? Sì. E questa persona seppe dallo stesso Bontate... Che si recava in campagna. Chi doveva recare in campagna? Che c'erano altre persone. Sì. Per festeggiare il compleanno del Bontate.
E quindi tutto questo ha potuto determinare l'agguato nei confronti del Bontate. Certo, ben pensata, perché se loro uccidevano prima inserirlo e dopo avessero pensato di uccidere Bontà. Ma l'uccisione corleonese... del Bontate, scusi Buscetta, l'uccisione del Bontate da che cosa nacque? Quale fu il momento, diciamo, importante che determinò? Non c'è un momento importante, c'è una presa di posizione dei corleonesi, ma quando dico corleonesi non intendo riferirmi ai corleonesi nati a Corleone, intendo riferirmi allo schieramento corleonese. Alla famiglia? No, schieramento, allo schieramento, perché io posso chiamare anche il signor Calò corleonese, che non è corleonese, intendo dire schieramento corleonese, dove loro hanno la preponderanza, dove loro comandano. Cioè, chi ci mette in questo schieramento? E allora, cioè, tutti. Chi... Tutti? Tutti, perché o con me o contro di me. E allora io stavo dicendo che non è arrivato un momento preciso per questa uccisione di Stefano Bontà, è arrivato lo schieramento completato con meticolosa trama dai corleonesi, dove avevano degli elementi in tutte le famiglie che stavano soci con loro. Cioè, lei vuol dire, vediamo se io ho capito il suo pensiero, che i corleonesi